Finalmente un bell'oda, raga. Finalmente è arrivato quell'oda che tutti aspettavamo. Non si sta parlando di una grande patch, ma sicuramente quest'oda è migliore rispetto a tutte le altre modifiche apportate da Marvel Snap in quest'ultimo periodo. Quindi oggi andremo a vedere una scarlata di mazzi, così che voi potete fare un'idea su quelle che sono state le robe positive, le robe negative e su quello che andrà a vedere in meta, secondo la mia modesta opinione e seguendo qualche articolo su Marvel Snap Zone. Ieri in live abbiamo provato gli OTA, abbiamo visto le potenzialità, abbiamo visto la carta principale degli OTA che penso sapete benissimo tutti, ovvero Werewolf by Night, e sicuramente stasera continueremo, ma abbiamo da portare una personcina ad Infinite Touch, quindi non mancate, Road to Infinite Touch. Quindi oggi non giochiamo, ci facciamo una chiacchierata così goliardica e poi da domani inizieremo a vedere i mazzi che mi sono più piaciuti perché li sto testando, mi sto veramente divertendo. Buona visione, ragazzi. Allora, questi sono tutti gli OTA. Guardate quanto sono belli. Stiamo parlando di 9 carte che sono state ritoccate. Ok, tralasciando la Spectrum, tralasciando il leader, ok, tralasciando quei punticini che si sono stati aggiunti, ci sono delle buonissime novità, ma anche per quanto riguarda gli Ukage, attenzione. Allora, partiamo con ordine. Partiamo dal K. Il K adesso è stato depotenziato di 1 di forza, ok? Adesso passa 1-3-2, ma dà col suo effetto un più 2 di potere a tutte le carte ongoing, ok? Un cambiamento che posso dire va bene, ok? Molti si sono lamentati perché adesso il K è relegato in un mazzo ongoing, ma anche prima, raga. Anche prima il K si utilizzava o in un vecchio pool 1, no? Per chi è per avvezzo a Marvel Snap da poco e deve in qualche modo buildare un mazzo, c'è sempre il vecchio pool 1, pool ongoing, che fa sempre comodo. Ma vi faccio vedere subito che il mazzo che ha contrastato, possiamo dire, ELA in questo ultimo periodo è stato questo qui, ok? Con inaspettativamente US Agent, raga. US Agent e Jean Grey, capito? Che sono 2 carte che fondamentalmente a me mancano e avrei tanto dovuto provare il mazzo. Quindi fatemi sapere se questo mazzettino l'avete provato, perché mi è capitato contro parecchie volte e mi ha sempre dato fastidio, no? Per non dire che mi ha rotto i coglioni. E qui vediamo già 3 carte all'interno degli Oda che sono state ritoccate. Abbiamo il Cap, come vedete qui, abbiamo totalmente un mazzo full ongoing, ok? Da non sottovalutare una cosa, raga. Quando si parla di ongoing, ok? Perché c'è molta disinformazione su questa roba. Non vuol dire che ci sta Jean Grey per forza. Perché se vi ricordate, Jean Grey, prima di questo mazzo, prima di vedere US Agent, prima di vedere tutta sta roba qui, era relegata in un mazzo con i guardiani. Che possiamo dire che Jean Grey non era così tanto forte. Ma adesso, carte che da sole non fanno chissà quante robe, come un US Agent che alla sua uscita con quello scalpore che era successo non si sapeva più dove metterlo, come usarlo, ok? Ma aveva tanta potenzialità quando uscì. Dava subito l'idea che poteva essere un grande counter per i mazzi grossi, ma il counter principale US Agent penso quello là al mazzo col vivente, ormai lo sappiamo. Questo mazzo io quando gioco il vivente mi rompe, mi ara, non c'è verso, raga. E diciamo che il Cap qui dà la sua porca figura, capito? Perché dà il più 2 di forza, lo possiamo dare US Agent, Armor, Mojo. Mojo è una bellissima carta in combo con Jean Grey, eh? È una bellissima carta con Jean Grey. C'è Spectrum adesso che si è presa il meno 1 di forza, ok? Ma penso che in più che altro per bilanciare questo mazzo perché era veramente forte, ok? Poi abbiamo Luke Cage. Luke Cage è passato da 1-3-4 a 1-3-3 e ho visto altre robe con Luke Cage, perché adesso Luke Cage torna ad avere un mazzo del genere. Ad avere il Cerebro a 3. Il Cerebro a 3 è uno dei Cerebro che più preferisco. E adesso vede anche qui l'innesto di US Agent. Quindi vedete, con gli OTA non vi soffermate solo sulle carte che escono e sono state ritoccate, ma soffermate anche sulle carte che possono andarci in combo. Ok? Non vuol dire che tutte le carte a forza 3 vanno al Cerebro a 3, ovviamente, perché se voi notate, per esempio, c'è il leader è una 6-3, raga, non vuol dire che lo devi mettere al Cerebro a 3, attenzione, cioè, ma penso che molti di voi sappiano queste robe, dai, cioè, basta leggere l'effetto della carta, basta che tipo un Red Tool che Cerebro se ne va. Però diciamo che il fattore ongoing di questi mazzi qui, no, il Cerebro,
C'è un altro mazzo se noi non vogliamo utilizzare cosa, come si chiama? Spectrum in qualche modo, perché noi andiamo a giocare Cosmo. Metti che ci blocchiamo le location, dobbiamo per forza giocare Spectrum nella location di Cosmo. Ci abbiamo Slout qui, ci abbiamo Claw. Claw è una bellissima carta, l'abbiamo visto con i precedenti modifiche che cosa può fare. Ma c'è da dire che i mazzi Ongoing hanno riemerso, ok, come per esempio anche il Vivente, perché c'è stato il Lich che counterava tutte le carte possibili on reveal dal turno 4 con la combo con Blink, no? Quindi è normale questa cosa. Quindi soffre molto su sta roba, raga. Ogni carta può scaturire un altro mazzo. Ok, questo è bello. Questo è bello. Non vi soffermate solamente su quel piumo di forza, perché può dare soddisfazione. Non cambia radicalmente il meta. Le carte che ovviamente negli Oda prendono quel piumo di forza lo perdono, ok? Però, dovete vedere le sinergie. Ongoing a parte, raga, bisogna parlare sicuramente del mazzo prettamente che io sto usando, sto adorando, ovvero il mazzo con lupo. Finalmente abbiamo il lupo. Perché ragionando, abbiamo spesso discusso sulla roba del lupo. E il lupo, per poter diventare un'altra volta forte, come lo era un tempo, raga, se lo ricordate, faceva i buchi, arava totalmente i mazzi. Era depotenziarlo di costo perché il turno 4 è decisamente molto lento. Ok, è stato ritoccato anche la sua forza. Adesso c'è una 3-1. Ho visto dei mazzi, mi hanno consigliato dei mazzi ieri con Mr. Negative. Raga, no, vi prego, Mr. Negative, no. Lasciate Werewolf in mazzi umani, per favore. Mazzi come per esempio questo qui. Un mazzo del genere con il pacco junk. Perché adesso attenzione al junk, raga. Io non mi soffermerò molto sul Sentry. Perché Sentry alla fin fine, secondo me, è un buff. Questo. Ok, è stato depotenziato di 2 forze, è stato depotenziato anche il Void, adesso da un meno 8. Però adesso, con il fattore che si incontreranno di nuovo molti Shang, non ci sarà Lich, ok, al turno 4 a counterare le robe. Shang era un nemico mortale per il Junk, perché l'unica carta che noi andavamo a giocare di costo bello potente era Sentry, ok? Quindi adesso, no. Forse il 4-9 poteva essere il giusto. No, però forse sarebbe stato troppo forte. Questo cambiamento ci sta. Secondo me ci sta. Perché adesso il junk rimane sempre un'ottima opzione. Ok, e qui vede intanto il primo mazzo con Werewolf. Perché Werewolf va giocato in un bounce, raga. Con il bounce tu fai delle robe assurde. Andate a vedere la storia che ho messo oggi su Insta, raga. Ho fatto. Non mi ricordo quanto è arrivato, ma tipo a roba assurda. 320, 321, non mi ricordo. E ci terrei a precisare una cosa, raga. Che se vedete i mazzi del genere. Vede il suo innesto, la White Widow. La White Widow, raga, è una carta, non vorrei dire simile a Jeff, perché Jeff lo sappiamo quanto è duttile, ma quasi. Cioè, molto duttile, la puoi mettere anche in mazzi che non riguardano Junk, ok? Vediamo se ce ne stanno tipo altri. Oh, guarda che roba che fa, guarda che roba. Oddio, questo non lo giocherei. Questo non lo giocherei per rankare onesto. Però sarebbe gustoso da provare, ma anche perché il lupo, raga, la sinergia del lupo che mi ha fatto brillare. Proprio tutto completamente. E il fatto che adesso con 3-1, con l'uno di forza, scomba con Ravonna. Ravonna sta diventando il nuovo Zap. Ravonna è esponenziale. Se non ce l'avete, raga, accumulatevi i token. Oppure la prossima settimana, martedì, uscirà nelle spot. Pullatela, vi prego. Perché Ravonna è veramente molto forte come carta. Non solo nei mazzi junk, non solo nei mazzi del genere, ma anche nel vivente. Se voi adorate giocare quel mazzo, ecco. Però mi voglio soffermare su due mazzi. Ok, questi due. Allora, il primo è questo. Ok? E con il Loki. Il Loki è sicuramente uno dei mazzi che è stato più giocato da Werewolf in tempi passati. Io ancora non l'ho studiato per bene un Loki, ok? Qui mette anche Valentina. Valentina è una carta che non ho preso, che non mi faceva tanto impazzire. Infatti abbiamo visto che spesso e volentieri dava carte prettamente inutili, ma ovviamente Valentina dà quella più uno. Di carte in mano che tu vai a scombare con Loki se non ti piace. Questa è da provare sicuramente. Al posto di Valentina non so che cosa gli potrei mettere, ma gli butterei. No, Cable ci sta già, ma sai che. Non so, qualche altra carta per dare manforte. Pure una White Widow gliela butterei qui, oh. Onesto, onesto. Ma chi sono io per non prendermi la White Widow? Ma pure US Agent. Quindi è da valutare. Invece, il mazzo che io sto giocando di più al momento, che mi sta piacendo, sto rankando come il maledetto, è questo qui. Finalmente Dark Oak io lo posso finalmente rigiocare come mi piace a me, ok? Con Korg, Rockslide,
con Beast. Qui c'è Grandmaster, io Grandmaster ancora non l'ho pullato. Devo aspettare 2 settimane per pullarlo. Perché attenzione a Grandmaster, perché adesso può essere veramente, ma veramente molto utile. Tralasciando quel 2 di forza, ok? Ma vedete le sinergie che può dare con un lupo? Metti che non lo so. Cioè, lasciando che c'è anche Valkyrie, che è una carta che abbiamo visto molto e spesso nel Sire Bratte, che può dare emozioni. Puoi sicuramente fare delle combo interessanti. Occhio, però, ovviamente, a non farlo con il lupo, perché tutti i vostri rimbalzi che avete fatto sicuramente andranno persi con la Valkyria. Quindi aspettatevi nei prossimi giorni, già domani, già domani arriverà il mazzo con il lupo e Darkhawk, perché è questo è il mazzo principale. Ora, qual è il... Ecco, vedi perché. Ora vi spiego perché qui porta Ela. Perché se vogliamo, il mazzo principale che doveva subire l'ira di Lich è stato Ela. Doveva essere Ela piuttosto, cioè nel senso... E l'abbiamo visto che in combo con Corvus Glaive, in combo con Blink, può veramente essere giocata anche prima del turno 6. Quindi Lich dava quel supporto, ok, contro questi mazzi, però alla fin fine se la tobeccava, oppure, se, non lo so, se la prendeva con Jubilee, con Blink, appunto, era inutile. Prendevi solamente schiaffi. Vedi, c'è anche Scar che è presente nelle spot in questo mazzo. Il problema adesso è che Ela può tornare, magari sì, ovviamente, perché Ela sappiamo benissimo che è molto usata dai giocatori che non sanno come divertirsi su Marvel Stampa, ma questi sono altri discorsi. Però io sono molto fiducioso, perché alla fin fine tu puoi contrastare i mazzi del genere. Non siamo più in quei tempi in cui ti capitava un'Ela e perdevi sempre. Ok, è sempre frustrante capitare contro un'Ela Discard. Però te la puoi gestire adesso, puoi gestirla in maniera molto, ma molto valida. E concludiamo con un paio di mazzi qua e là che vi possono in qualche modo muovere l'intelletto, no? Perché... Allora, questi Ota c'è da dire, si possono fare veramente tante robe, si possono provare veramente tanti mazzi, come per esempio qui, guardate, questo è un ramp con leader, ovviamente il leader ci sta, vedi, mette anche Namora, io Namora la sto testando, raga, avete visto il video di ieri, andatevelo a recuperare, Namora è una carta che comunque è divertente, non è una win condition chissà quanto forte, però adesso senza il leader si può utilizzare con Wong, con Odino, perfetto, vedi, Odino, Namora, puoi fare veramente tanti punti in un ramp che vai a giocare solamente una carta, è un qualcosa... Di allucinante, e addirittura il leader me lo mette in un mazzo con Cannonball. E se mi fate sempre la stessa domanda, raga, Cannonball è da prendere con i token? Sì, Cannonball è da prendere con i token. Cannonball è una carta fenomenale, come lo stesso, che ne so, come lo stesso Red Dulk. Red Dulk è una carta fenomenale, raga. Attenzione, guardate questo mazzo con la scimmia, che sono molto... Mamma mia, quanto sono contento di vedere queste robe. Io, guarda, con Sage l'ho provato in un bounce, che è fenomenale. Sage, altra carta giusta, rilasciata. Ecco, l'unico mazzo che non riesco a giocare, che Grandmaster potrebbe fare veramente i buchi, è questo. È Thor Betrayer Bill, il mazzo dei martelli. Io non c'ho Betrayer, fatemi sapere se state giocando anche voi questo maledetto mazzo, che io non riesco a trovare Betrayer in nessuna ragione. Devo prenderla con i token, raga. Però ho pinnato US Agent. Questa volta io ho pennato US Agent perché lo voglio provare in quei mazzi con cui lo metto. No, raga, vi prego. Ok, Grandmaster, sì, ho visto c'era il Quentin che giocava Grandmaster con il Destroy. Adesso bisogna vedere con quel più 2 di forza se gli può dare un'altra win condition. Magari il Grandmaster, sì, ci sta. Però dai, Shang del Destroy non si può vedere. È orribile comunque, bello. Il 1000, ah, ecco della carta che mi ero dimenticato. Il Barone Mordo. Allora... C'è stata molta, 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 ma molta disinformazione su questa carta, ok? Cos'è che fa adesso? E cos'è che faceva prima? Lui prima ti pescava la carta, ti faceva pescare la carta all'avversario, sorry, e gli dava il costo 6, indipendentemente. Ok, mo non è così. Mo gli prende la carta tobeccata dalla cima del mazzo, gli dà il costo 6, ma non gliela fa pescare. Lui la pesca nel turno successivo, normalmente, ok? Non gli fa favorire la pescata. E quella carta io l'ho subito il barone. Ok, il mio beast è stato diventato a costo 6, pescandolo in un turno 3 qualsiasi. Perfetto, me la sono portata fino al turno 6. Cos'è la nota positiva in tutto ciò? Che se voi avete Magic, ok, si annulla. Perché il turno 6 è quello, è il timer. È il timer, se vogliamo. Nel turno 6 lui finisce il suo effetto e poi potete utilizzarla a costo originario. Però è molto bella questa modifica testuale, questa modifica dell'effetto. Mi piace il barone, anche perché è una carta che con Ronan io quando...
Ricordate quando c'è il mazzo Corrono? Ho giocato veramente tanto, sia lui che Master Mold. E bello. È da provare il barone, secondo me. Provatelo. Quindi, alla luce di quanto detto, questi Oda sono parecchio gustosi. Questi Oda favoriscono i mazzi Hongwing, ovviamente. Questi Oda favoriscono i mazzi anche Bounce. Regà, calmi. Perché il lupo adesso, con il Bounce, sta tornando. Martedì esce Sasquatch. E arriverà il video su Sasquatch, perché Sasquatch è una carta che con il bounce fa dei buchi. Abbiamo il Wyrmoth e abbiamo Hitmonkey da poter usufruire, sapete benissimo quel potenziale del bounce, ok? Quindi se temete ancora i mazzi, come ad esempio Nela, che comunque lì ci si può giocare dal turno 5, metti che in qualche modo li prendi e dal turno 6, ok? Aspettate martedì perché sono veramente in hype per la carta di Sasquatch. Fatemi sapere voi qui sotto quali Oda, vi sono piaciuti di più? Che mazzi sta utilizzando? Ovviamente io spero il lupo. E noi ci vediamo stasera in live e poi domani con un nuovissimo video. Bella lì, ragazzi.